Grazie maestro Beppe Vessicchio, grazie caro per questo premio. Ed entriamo in merito alle nostre categorie, cioè Uccio, siamo nella categoria editi ed inediti. Partiamo con gli editi, si parte dal terzo, solo che i nomi dovrebbe averli Alessandro. E fai tu, vieni tu, leggi tu, leggo io. Vengo di. No, vieni al centro. No, o vieni lasci... qua al centro. Allora, tu me li invi, partiamo, vai con gli editi con Uccio, vai, li premia lui. Musica, vincitore, terzo premio, trofeo. Che cazzo, vai leggi. Chiamo Giulia Capone, vieni Giulia, perché è lei che consegna la nostra autorizzazione. Ritira il premio! Sala Sara Malerba! Terzo! Classificata categoria editi, note d'estate 2021, foto Sara, contenta? Contenta, contenta. Va bene, grazie, grazie. Vai col secondo, sì, lui fa così perché pensa che dietro lo vedo. No, non si vede, niente. Secondo, sempre categoria editi. Editi. Aspetta, Uccio, che chiamo chi consegna. Andrea Rizzoli, il maestro. Eccolo qui, maestro, prego. Consegna lui il secondo premio categoria editi. Vai Uccio. C'è ancora lo scontrino su questa su questa coppa, stai attento. A ritirare il premio è Mari Mark. Uccio, che l'ho lasciato, cioè non lo sapevo, però vedi. Sono contento di aver ritirato la coppa. I giapponesi, i cinesi, come cazzo, ma se lo dici, no, sono contento. Se sei mi, non lo so. Grazie. A tutti. In che cosa? In cinese. In cinese, straordinario, straordinario. Grazie, maestro Andrea Rizzoli, grazie, Mark. Per prima del primo se ne a te Uccio, chiamo chi premia. Il maestro Ivan Lazzara, prego maestro. Primo premio per la categoria. Dico cosa vincono: un trofeo e poi 350 euro per la partecipazione a Uno Revolution Academy, scuola di performer con professionisti del mondo dello spettacolo provenienti da Amici, X Factor. E primo posto, questo è un premio che è stato indicato da Papa Sidero Factory, vero Roma? Quindi sarà lui insomma che poi elargirà questo primo, e c'è naturalmente in collaborazione con noi. Vai, vince categoria editi, primo Uccio. Che poi vedi, certe volte tu leggi perché uno sta là con l'ansia, però bisogna dirlo, perché è arrivato a un certo punto, uno lo dice, e a ritirare questa bella coppa il vincitore è, che potrebbe essere uomo o donna, no? Allora tu dici, sarà uomo, sarà donna, devi stare attento, non è vincitrice, vincitore, dici in generale, ha cantato con noi al festival e ritira il premio. No, ma vedi, secondo me... Lucio, devi entrare a Bari, si fa tardi! Edoardo Perrone! Edoardo Perrone, che ha presentato Scello, sindaco del Piedemonte. Edoardo, auguri, un applauso forte, categoria editi, vincitore, note d'estate 2021. Ivan, ti chiedo la foto, così poi, perché poi alla fine ce le chiedono, prima a sinistra e poi a destra anche di là, vedo altri, di là. Altrimenti poi ci scrivono che non abbiamo le foto. Grazie mille Ivan, grazie Edoardo. Allora, se mi dai il foglio io vado con la categoria inediti. Ah, ok. No, tutto segreto, carboneria qui. Terzo premio. È un pari merito? Ah, ok. Terzo premio per la categoria cantautori ed è un trofeo consegna. Salvatore Angelè, eccolo qui, Salvatore, vieni. Arriva il terzo premio, Andrea Cellottini e Jasmine Buttenario. Foto. Secondo classificato, categoria inediti, grazie ragazzi, grazie Jasmine, grazie anche a te. E premia Barone Sergio, il professor Barone Sergio, che ha seguito le audizioni con noi. Va un po' è il gruppo rivelazione, è l'unico gruppo, i Nutrizionisti! Secondi classificati, categoria inediti, sistemabili per le foto.
Vincitore, categoria inediti, note d'estate 2021, edizione 13, premia, beh lui, il nostro direttore artistico, Nicco Verienti, vieni Nicco. Vince l'edizione di quest'anno per la categoria inediti, Alessandro Sbardella! Alessandro che arriva da Roma, tra l'altro. Vero Ale? Arrivi da Roma tu, ti abbiamo visto a Roma. Allora, Nicco, ti chiedo la foto qui e la foto anche a destra, se vi girate. Grazie! Beh Ale, siamo arrivati praticamente alla fine. Io invito il maestro in rappresentanza naturalmente della musica, ma anche naturalmente questa sera di Note d'Estate, Beppe Vessicchio, prego maestro, e il nostro sindaco Johnny Toma. Che bel trofeo, vieni Eva, vieni Lucilla. Allora, ci sono le carte, vero Ale? Ci sono le carte? Senza carte? Eh? Ah, c'è la musica. Ma questo lo devo fare insieme a lui. Insieme a Uccio, sì. Che succede? Allora fate partire la musica, perché qui ogni anno c'è il gioco che c'è una musica che appena arriva la parola giusta, champion, no, dobbiamo dire il nome. Adesso dobbiamo... Non dirlo però, questo è il vincitore il primo assoluto. Sì. E qua invece che abbiamo? Allora, no niente, quelli sono stati già dati. Ok. Andate con la musica. Mamma mia, aspetta. E dico però che è il vincitore assoluto, nel senso che il vincitore assoluto è tra il primo dei cantautori e il primo degli interpreti. Allora Uccio, tu gira mentre io arrivo al nome, poi lo becchi, va bene? È stato un'edizione veramente straordinaria che vede come vincitore assoluto di Note d'Estate 2021, edizione 13, Edoardo Bellone! E forse il maestro Beppe non aveva visto male quell'applauso spontaneo. Vincitore assoluto Note d'Estate 2021, Edoardo Perrone. Chiedo al sindaco, al maestro, a Edoardo di avvicinarvi per le foto gentilmente. Edoardo, avvicinati. C'è un piccolo, mentre fate le foto vi racconto, c'è un piccolo aneddoto di Edoardo. Si è commosso. Quando lui è venuto alle audizioni era tristissimo, ti ricordi Edoardo? Perché era accaduto qualcosa di brutto il giorno prima. Vedi il karma, Edoardo, cosa fa? Ti ha ripagato di tutto quanto. Un applauso ad Edoardo Perrone. Giratevi anche di là che ci sono, sindaco, ci sono dei fotografi. Marco Andronico, Marco sali su! E con il vincitore accogliamo anche Marco che ha creato la torta Note d'Estate, fin quando possiamo piegare. Eccola! Un applauso al nostro Marco che ha reso ancora più originale la nostra serata.